Nel TG di oggi parleremo dei sindaci, dei messaggi dei sindaci, di Croce Rossa e assistenze pubbliche del nostro territorio, di regione in positivo e in negativo, poi anche delle poste e di un messaggio anche insomma, di rottura e di un po' di intrattenimento. Ma vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità per iniziare poi col telegiornale. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia, in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento di venerdì 20 marzo con il telegiornale della Bassa Valtaro e della Valceno. Partiamo con la prima notizia, è un videomessaggio del sindaco di Bardi che manda alla sua popolazione, un sindaco che peraltro sappiamo è in quarantena ed è anche affetto da coronavirus, ma sta migliorando nelle condizioni di salute come vedremo, insomma un bel messaggio e soprattutto un messaggio di speranza per chi è anche stato infettato dal virus. Un saluto a tutti i cittadini, un abbraccio a tutti i cittadini di Bardi. Mi sembrava doveroso tranquillizzarvi sulla mia situazione di salute, ne sto uscendo, sono ancora un po' stanco, ma posso garantirvi che durante tutto il periodo della mia malattia non vi ho mai abbandonato un secondo. Il sindaco era sempre presente e ho sempre avuto il controllo della situazione. Bardi, rispetto ad altri comuni, altri miei colleghi, possiamo dire di essere abbastanza fortunati. Abbiamo pochi casi accertati, qualche caso dubbio, ma in mancanza di tamponi purtroppo non possiamo saperlo. E anche noi sindaci a volte non siamo riusciti a essere precisi e trasparenti, ma anche noi purtroppo i dati arrivavano frammentati. E posso capire chi in prima linea, tutti i medici, erano più preoccupati a salvare vite umane che a passare dati a noi, insomma. Però abbiamo sempre avuto il controllo della situazione e quando sono anche riuscito a sapere, ho cercato di mettermi in contatto con gli ammalati del nostro territorio. Abbiamo per fortuna già un caso di guarigione. E comunque volevo stringermi e abbracciare tutte le persone, le poche per fortuna persone che stanno faticando e lottando contro questo virus. Mi sento in dovere di ringraziare tutti, non voglio fare nomi, dico tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato.
siamo stati come comune i primi ad attuare un servizio di assistenza agli anziani, che ritenevo la categoria più fragile, e un servizio di assistenza consegnando a domicilio farmaci e generi alimentari. Non vi nascondo, siamo stati presi ad esempio, ne sono orgoglioso e alcuni dei miei colleghi sindaci mi hanno chiesto quello che stavano facendo per poter replicarlo sul loro territorio. Con questo vi ringrazio tutti, le persone che mi hanno aiutato a portare avanti comunque il comune che non è rimasto fermo. Non c'è stata solo l'emergenza che ci ha portato via comunque tanto tempo, ma siamo riusciti a portare avanti anche altri servizi primari. Volevo ringraziare, stavo dicendo, tutti i cittadini di Bardi per il loro comportamento. Vi invito ancora a rimanere a casa, a fare un sacrificio, perché non sappiamo quanto questa guerra che stiamo facendo contro un nemico invisibile potrà durare. È solo stando a casa, solo avendo pochi contatti, che lo possiamo neutralizzare. È un nemico nascosto che ci combatte tutti i giorni, ma noi siamo più forti. Noi siamo italiani e noi ce la faremo. Io ce l'ho fatta e credo che se tutti assieme stiamo uniti, ce la possiamo fare a sconfiggerlo. Dopodiché sarà nostra cura ricostruire e lavorare per il futuro. Grazie a tutti e vi voglio bene. Un altro comunicato da parte di un sindaco, del sindaco di Medesano Michele Giovanelli, un comunicato condiviso sui social media che portiamo all'attenzione di coloro che sui social media non hanno accesso e quindi a tutti i nostri telespettatori. Dopo il messaggio inviatoci qualche giorno fa, il sindaco di Medesano oggi sui social media, sul suo profilo Facebook, ha fatto un aggiornamento della situazione coronavirus per il territorio medesanese. Queste le sue parole. Buongiorno, facciamo il punto sui dati ufficiali in nostro possesso che riguardano l'emergenza sanitaria sul territorio medesanese. Scusatemi se non l'ho fatto nei 2 giorni scorsi, ma ASL non riusciva a trasmetterci i numeri in quanti laboratori, lo potete immaginare anche voi, erano sovraccarichi di lavoro. Ad oggi i casi accertati di Covid-19 nel nostro paese sono 39. In questi 39 casi sono comprese sia le persone che sono in cura a casa, 8, di cui uno asintomatico, sia i 9 decessi. Alle famiglie delle persone decedute va il cordoglio di tutti noi. Stringiamoci intorno a loro in questo momento così difficile. Agli altri facciamo un grande augurio per continuare a lottare contro questo dannato virus. Buono il dato delle 8 persone in cura a casa. Questo significa che loro stanno meglio e ogni giorno fanno progressi continui. Questo è un bollettino che mai avrei immaginato di dovervi dare da sindaco e mai avrei voluto darvi. Ma questa è la nostra realtà oggi, 20 marzo 2020. Una realtà che ci deve far riflettere sull'importanza di essere una comunità forte, coesa, che deve avere un solo obiettivo, comportarsi responsabilmente per sconfiggere un avversario che ci sta mettendo a dura prova. Tante persone ci hanno segnalato disagi o problematiche con diversi servizi, tra questi anche quello relativo ai servizi postali e agli uffici postali. Il nostro Cesare Groppi ha intervistato una responsabile di un ufficio postale del Parmense e guardiamo che cosa ha raccontato al nostro Cesare. Cari fornovesi, buongiorno a tutti. A nome mio e a nome del gruppo consiliare di minoranza Fornovo Città Futura. In questi giorni tanti formulano l'appello di stare in casa. Mi associo, ma vorremmo anche che vi giungessero delle informazioni utili per poter togliere anche delle preoccupazioni sul fatto che stando a casa magari qualche servizio o qualche attività che possa essere ritenuta utile non viene svolta. Vi sto parlando dal mio ufficio. Io lavoro in un ufficio postale e siamo tra quei lavoratori chiamati a prestare la nostra attività anche in queste giornate. Purtroppo il periodo è tragico, purtroppo tutti siamo preoccupati, tutti stiamo condividendo un momento terribile, ma è anche giusto che tutti restiamo a casa. Sui social o anche telefonicamente alcuni di voi formulano delle domande circa i servizi degli uffici postali ed è per questo che
ho pensato insieme ai miei amici e colleghi del gruppo di minoranza Fornovo Città Futura di potervi dare delle utili informazioni. L'ufficio postale di Fornovo, come altri uffici postali, ha avuto una riduzione della prestazione a tutela sia dei lavoratori ma anche per disincentivare l'uscita da casa. Osserverà come giorni di apertura lunedì, mercoledì e venerdì con questo orario, dalle 8.20 alle 13.35. Alcuni di voi chiedono cosa sta succedendo nel mondo del recapito. Anche il mondo del recapito per conto dell'azienda è stato tutelato, diminuendo il personale con una rotazione e anche facendo delle modalità di recapito diverso. I portalettere, previa informazione delle autorità di controllo, hanno l'autorizzazione per evitare il contatto di immettere in cassetta l'avviso e la raccomandata verrà lasciata giacente presso l'ufficio d'appoggio che è Fornovo Taro. Ma anche su questo tema non vi dovete preoccupare, non dovete venire agli uffici postali per ritirare gli oggetti. Sappiate che gli oggetti hanno dei tempi di giacenza ben precisi. Le raccomandate restano giacenti 30 giorni. Le raccomandate 1, o per meglio dire in modo più semplice, le raccomandate veloci, restano giacenti 15 giorni. Gli atti giudiziari, che purtroppo sono quelli che di solito comunicano la sanzione di una multa, restano giacenti 6 mesi, per cui non correte, non uscite di casa per effettuare questi servizi, avete tempo, state in casa, non è una cosa urgente. I pacchi è un altro oggetto su cui si dibatte. Anche per i pacchi i tempi di giacenza sono 10 giorni. Se poi ordinate qualcosa su Amazon e c'è il discorso della restituzione, cercate, se è possibile, di venire in orari non affollati, magari a metà mattina. Portatevi dietro la giustificazione del governo per far sì che non siate multati dalle forze di polizia e dite che il pacco deve essere restituito con delle tempistiche ben precise. Mi raccomando, non uscite di casa, utilizzate i servizi telematici, fate in modo, se proprio non avete nessuno, pagare dei bollettini che sono in scadenza a fine mese o addirittura bollettini che scadono ai primi di aprile. Aspettate, avete tempo, potete tranquillamente aspettare un'altra settimana, tanto solitamente tutte le società dopo la scadenza mandano un avviso e l'avviso arriva dopo 15 giorni. Se il governo ha deciso che possono essere posticipati i mutui, siate tranquilli che anche le società di erogazione di luce, acqua e gas posticiperanno o comunque non metteranno delle more. Ma comunque sia, se proprio questo vi dà un'ansia tremenda e già ci sono giornate piene d'ansia, affidate a una persona unica più servizi e soprattutto voi nonnini non uscite purtroppo da questa trincea che è l'ufficio postale. Io vedo ancora troppe persone ultra settantenni che escono per venire a pagare il bollettino della luce dei cimiteri. State in casa, non è urgente. Cerchiamo di aiutare i medici e gli infermieri, aiutiamoci tutti. Vi abbraccio tutti, ciao. Con il prossimo servizio dobbiamo e vogliamo prendere due piccioni con una fava, ringraziare un'associazione importante del nostro territorio, ma anche salutare tutti i papà, ci siamo dimenticati ieri, lo facciamo oggi. Nella concitazione di questi giorni per informarvi sul coronavirus abbiamo perso il lume del tempo e ci siamo dimenticati che ieri era la giornata del papà. Ne approfittiamo per ricordare tutti i papà, quelli vivi e quelli che oramai non ci sono più, con un post che abbiamo trovato sulla pagina Facebook dell'assistenza volontaria di Collecchio, Sala Baganze e Felino. Oggi è la giornata del papà e ci teniamo a fare loro un augurio speciale a tutti i papà volontari e in prima linea, a quei papà forti e invincibili che non mollano per nessun motivo al mondo, a quelli più fragili, a quelli che oggi sono malati e non sono nel pieno delle loro forze, ai papà di una volta, ai papà di oggi e a quelli futuri. In un momento come questi la famiglia
è la cosa più importante e forse l'unico appoggio a cui potersi aggrappare. E sappiamo bene che non è famiglia senza la forza e l'amore di un papà. Buona festa del papà a tutti, anche se un po' in ritardo. Grande l'impegno di Croce Rossa ed ANPA, se ne continuiamo a parlare, e questo è un servizio che parla dell'impegno della Croce Rossa di Medesano. Grande l'impegno anche dei volontari della Croce Rossa di Medesano, ma non solo per questa emergenza coronavirus. Questo è il post condiviso dal neopresidente della Croce Rossa di Medesano nella giornata di ieri. Sono 14 giorni che la CRI di Medesano sta garantendo due ambulanze H24. Ad oggi contiamo 97 interventi Covid-19 in tutta la provincia. Sulla Medesano 3C, ambulanza dedicata al coronavirus, sono stati ruotati 30 soccorritori con un'età media di 34 anni. Sottolineo un altro dato, con la massima oggettività, senza voler essere di malaugurio a operatori contagiati in servizio. Noi soccorritori interveniamo con la massima professionalità, avendo ben chiaro che la prima regola è la nostra sicurezza. Niente eroi sprezzanti del pericolo, servono accurati calcolatori del rischio. Dobbiamo essere fieri nel veder passare un'ambulanza, perché è una persona che riceve risposta ad una richiesta d'aiuto. Quelle ambulanze sono il simbolo di una Medesano che non molla. Procede spedita la raccolta fondi per la Croce Verde Fornovese. Vediamo come sta andando, ma soprattutto vediamo anche in che modo sta impegnandosi l'associazione di volontariato. Oggi riusciamo a parlare delle tre più importanti pubbliche del territorio di cui ci occupiamo, ma non ci dimentichiamo anche di quelle della montagna, Bore, Pellegrino, Bardi, Varsi. Siamo vicini a tutte, solo che sul canale Facebook loro non abbiamo trovato grandi informazioni. Se i presidenti o i responsabili delle assistenze pubbliche del territorio della Valceno vogliono contattarci, massima disponibilità a dargli spazio. Oggi parliamo, oltre alle altre due di cui abbiamo già accennato prima, anche dell'assistenza pubblica Croce Verde Fornovese, parlando di quello che è stato il suo impegno in questi giorni. Dal 29 di febbraio al 17 marzo sono stati effettuati 89 servizi con automedica, non solo in appoggio delle ambulanze della Croce Verde Fornovese, ma anche di quelle delle altre associazioni, 121 trasporti in ambulanza, in grande maggioranza rappresentati da casi di sospetto Covid-19. Questo per un totale di 9.222 km e di 350 ore di impiego dei mezzi dei volontari. In questi giorni, come le altre associazioni, si sta intervenendo su tutto il territorio della provincia. Gli schemi sono saltati, non esiste più suddivisione del territorio. Ognuno va dove c'è bisogno, sosteniamo tutta la popolazione della provincia. È stato deciso di procedere all'assunzione di personale infermieristico, questo per implementare i servizi alla popolazione e far fronte ad eventuali carenze di volontari, sia per età o esigenze lavorative, sia per periodi di isolamento cautelativo, per rischio contagio. Bisogna continuare quindi a raccogliere fondi con anche questa sottoscrizione di cui abbiamo già parlato e che vi proponiamo ancora. Si è arrivati a 12.000 euro, l'obiettivo è ambizioso è 100.000, ma pian piano ci si arriverà. Vi proponiamo un servizio che riguarda una polemica che c'è stata nei giorni scorsi che ha coinvolto una ditta del territorio, una ditta di Collecchio. I dipendenti di questa ditta sono preoccupati per la gogna mediatica a cui sono stati sottoposti e per questo hanno scritto una lettera al presidente Bonaccini. Vediamo il contenuto di questa lettera. Nei giorni scorsi è balzata agli onori, o meglio agli oneri della cronaca nazionale, il caso di una ditta parmense che avrebbe venduto dei ventilatori polmonari ad altri paesi del mondo cercando di aggirare le normative vigenti. Ma i dipendenti di questa azienda, che peraltro è un'azienda del Parmense con sede a Collecchio, hanno deciso di scrivere al presidente della regione per puntualizzare alcune cose e per far uscire la ditta Spencer di Collecchio dalla gogna mediatica creata da questa informazione. La ditta, nata in Italia ed è di proprietà totalmente italiana, da circa 140 dipendenti in attivo e ha sempre avuto un legame importante con il gruppo di soccorsi nazionali, ma soprattutto il dispositivo oggetto della valutazione dei NAS è destinato ad essere installato all'interno delle ambulanze, non può essere utilizzato in ambito ospedaliero o in un luogo con lungo posizionamento e questo è confermato dall'assenza di vendite verso i clienti ospedalieri nel 2019 e nel primo trimestre 2020. Abbiamo cercato di inviare anche i dati alla Confindustria specificando le caratteristiche dei dispositivi tecnici quantitativi disponibili e tempi di approvvigionamento, dando priorità rispetto al mercato estero, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di ordine preventivi. Siamo stati contattati da Consip per la famosa gara delle migliaia di ventilatori, a cui non abbiamo potuto partecipare perché i nostri ventilatori non erano quelli richiesti.
al giorno venerdì 13 marzo non erano presenti nel portafoglio ordini ventilatori polmonari per aziende ospedaliere nazionali. Quindi, caro Presidente, ci sono sufficienti elementi per capire che la nostra azienda non ha mai anteposto gli interessi economici alla vita delle persone, ma anzi, tutti noi siamo qui a lavorare in una situazione di grande difficoltà e rischio, consapevoli che facendo il nostro dovere potremo essere un anello importante della catena che ci farà superare questa situazione d'emergenza. E forse sarebbe bastato mettersi in contatto direttamente con noi da parte del suo ufficio stampa o dei potenziali destinatari di questi ventilatori. Attendiamo peraltro sue istruzioni sui 5 ventilatori che sono ancora fermi in azienda, per i quali oggi abbiamo dato piena disponibilità per l'emergenza in corso, ma per i quali ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna indicazione. Sarebbe importante per noi stabilire la verità, perché i toni del comunicato ci hanno ingiustamente sottoposto a una gogna che ha avuto e avrà pesanti ripercussioni su un'azienda del suo territorio. Pertanto le saremmo grati se facesse una rettifica a quanto pubblicato. Concludendo, quando possibile, sarebbe per noi momento di soddisfazione e orgoglio ospitarla nella nostra azienda. Le auguriamo in questo difficile frangente buon lavoro. Questa è la lettera aperta che i dipendenti della Spencer di Collecchio hanno mandato al presidente della regione Bonaccini dopo essere stati esposti alla gogna mediatica nei giorni scorsi. La regione però è fortemente impegnata nel combattere questo virus e un grande risultato è stato ottenuto nei giorni scorsi, anche grazie all'intervento e al sostegno della regione Emilia-Romagna, ma soprattutto nasce dalla collaborazione delle imprese, dei medici di Emilia-Romagna e Lombardia, ma soprattutto della possibilità di scavalcare tante pratiche burocratiche in questo momento di emergenza. Una buona opportunità per poter salvare tantissime vite umane raddoppiando i posti in terapia intensiva con un macchinario non particolarmente costoso e nemmeno così complicato da costruire come un ventilatore polmonare. Abbiamo invece delle ottime notizie, invece anche ottime notizie sui circuiti dei ventilatori. Devo ringraziare Marco Ranieri, il professor Marco Ranieri, che è insieme ai suoi colleghi, lui è il direttore di una rianimazione, un'anestesia rianimazione di Bologna, che insieme ad alcuni suoi colleghi lombardi di fronte all'emergenza, in particolare di quella di Bergamo, ha avuto un'idea formidabile che è quella di provare a collegare un respiratore a due circuiti, cioè sostanzialmente, lo dico in una maniera che rende l'idea di moltiplicare i pani e i pesci e quindi di rendere possibile attraverso la costruzione di un circuito ad hoc, la possibilità di ventilare, di dare ossigeno nelle rianimazioni a due pazienti anziché uno. Questo ha portato oggi un'impresa di Mirandola a costruire il primo prototipo nel giro di 48 ore, 72 ore, è già al Sant'Orsola, è stato già testato e funziona. E quindi nei prossimi giorni saremo in grado di ordinarli per tutti quelli che saranno necessari e naturalmente il primo ordine nei prossimi giorni arriverà a Piacenza e arriverà a Parma, che sono i due territori della regione dove abbiamo più difficoltà per il proliferare del virus. Questa era una notizia formidabile, credo che sia una notizia che ci riempie di orgoglio anche per quanto siamo capaci noi italiani nelle situazioni di emergenza di tirare fuori la creatività, la fantasia è per questo che siamo stati capaci di costruire questo paese che è ammirato in tutto il mondo e molti ci verranno dietro nei prossimi giorni e nelle prossime settimane capendo quello è lo sforzo che abbiamo fatto. Perché abbiamo bisogno che ci riconoscano anche coloro che ci guardavano con scetticismo, che siamo capaci anche di dare e di regalare ad altri paesi che sono più fortunati di noi, avendo più tempo a disposizione per attrezzarsi, anche prodotti dell'ingegno delle nostre persone, delle nostre comunità come questo. Credo che avere così a tempo di record una collaborazione importante tra clinici, industria, materiali,
da mettere a disposizione dei nostri cittadini sia veramente una cosa che ci possa rendere orgogliosi. Naturalmente questo sarà un momento in cui potremo anche fare queste cose che dovremo comunicare quando saranno operativi nei prossimi giorni nella maniera dovuta, soprattutto negli ospedali di Piacenza e di Parma. Ed ora, grazie al nostro Cesare Groppi, un salto nel passato, un passato di normalità a cui speriamo tutti di tornare al più presto. Al teatro parrocchiale gli studenti della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Malerba di Fornovo nel loro saggio di fine anno hanno voluto interpretare in chiave moderna l'intramontabile romanzo storico-sociale di Victor Hugo per essere sempre di attualità. Prigioniero 24601, la tua pena è finita, inizia la condizionale, sai cosa vuol dire? Sì, sono libero! No! Devi seguire la lettera al protocollo. Questo marchio di infamia dovrai mostrarlo fino alla morte. Il saggio, liberamente tratto dal musical di Schoenberg e Baublil, adattamento musicale a cura dei docenti di strumento, con la partecipazione dell'orchestra delle classi terza B e terza C, indirizzo musicale, e del coro delle classi seconda B e seconda C, recitazione a cura della classe terza A. Posso aiutarti? Cerco un lavoro. Documenti! Non c'è qui lavoro, fate! Non posso ospitarvi. Come? Avete paura che non vi paghi? Volete che vi paghi anticipatamente? Ho il denaro, vi chiedo! Non si tratta di questo. E di che allora? Non ho nulla da offrire. Nulla? E tutta questa roba? Questo. Andatevene! Jean Valjean! Jean Valjean! Alla fine ci incontriamo senza inganni, signor sindaco. Ho detto di non dimenticarmi di me. 24601. Ascolta, prima di mettermi una nuova catena tra le mani, lasciami aiutare questa donna. Maestri del coro, professoresse Rosa Maria Raccozzati e Valeria Temporini, direttore d'orchestra, professoressa Valeria Temporini, scenografia, professoressa Giulia Zanichelli, regia Gilberto da Cruz Sanchez. Veniamo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Partiamo dalla zona di Medesano. Come vedete, temperature ancora caldine e primaverili per la giornata di domani. Infatti domani dovrebbe tornare a esserci sereno, poco nuvoloso. Domenica invece nubi e piogge, deboli comunque. Ritorno del sole nella giornata di lunedì. Temperature che stanno gradualmente scendendo. Questa è la zona di Medesano e grazie a al sito ilmeteo.it vi possiamo dare queste informazioni. Nelle zone più alte le temperature saranno più rigide, come potete vedere. Lunedì si toccheranno i meno 3 gradi nella zona di Bore, attorno agli 800 metri, meno 5 addirittura nella giornata di martedì e meno 6 nella giornata di mercoledì. Giovedì forse nevicherà sul nostro Appennino. Con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso, non abbiamo ancora la certezza di essere di nuovo con voi quotidianamente anche domani sera e nella prossima settimana, voi guardate se ci trovate domani sera bene, altrimenti l'appuntamento con noi passa a lunedì sera, domenica sera lo speciale del nostro Cesare Groppi.